La Valle Aurina, una delle più belle valli dell'Alto Adige, ricca di bellezze naturali. Circondata da oltre 80 montagne che raggiungono e superano i 3.000 metri di altitudine, le valli di Tures ed Aurina hanno mantenuto inalterati usi, costumi e tradizioni delle popolazioni alpine. Il GAL Valli di Tures ed Aurina, attivo nel lembo più settentrionale dell'Alto Adige e quindi del territorio italiano, mira alla realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione Europea, basati sul rinnovamento e sullo sviluppo locale, con particolare attenzione alla cooperazione e all'attività di rete. Come ci spiega il geometra Helmut Klammer, sindaco del comune di Valle Aurina. LEADER è un programma di finanziamento europeo per contribuire al processo di sviluppo locale. Per coinvolgere tutti i rappresentanti locali, pubblici e privati è stato costituito il cosiddetto gruppo di azione locale GAL. Partecipano al GAL i seguenti comuni: Valle Aurina, Bredoi, Campotures, Gais, Selva dei Molini. Il compito principale del gruppo di lavoro è raccogliere e realizzare i progetti dei promotori locali. I progetti devono essere innovativi, sostenibili ed indirizzati allo sviluppo del locale territorio della popolazione. L'utilizzo dei fondi europei serve per il sostegno delle economie locali, quali il turismo, l'agricoltura, l'artigianato, la piccola industria e la produzione gastronomica locale. Allo sbocco della valle di Rio Molino ci accoglie con scenari mozzafiato il comune di Gais. Il territorio abitato fin dall'epoca preistorica si rivela località prediletta per gli amanti della montagna. Il sentiero della Roggia attraversa i folti boschi, cuore del ripido versante. Mentre dall'entrata del paese suggestivo è il percorso che giunge ai piedi del castello di Neuhaus. Il castello fu eretto dai signori di Tures e il nome di Neuhaus, casa nuova, si contrappone alla vecchia dimora di Castel Taufers a Campo Tures. Il comune è protagonista del progetto di potenziamento della pista ciclabile sovraurbana e da quella riqualificazione di un'area urbana con aree verdi e con un sistema di illuminazione a basso impatto energetico, promossi entrambi con il sostegno della misura LEADER. In passato, legata allo sfruttamento delle miniere, la Valle Aurina deve oggi il suo benessere al turismo ispirato al principio di sostenibilità. I due elementi caratterizzanti della valle, acqua e terra, si fondono nei percorsi naturalistici dei Sentieri del Sole.
La funivia è probabilmente il miglior modo per abbracciare con lo sguardo questo spettacolo naturale di incomparabile bellezza, come ci spiega ancora il sindaco del comune di Valle Aurina. Vale la pena visitare questo territorio in ogni stagione dell'anno. In Valle Aurina si trovano eccezionali luoghi naturali, ci sono infinite possibilità di escursioni, abbiamo circa 80 ghiacciai, due importanti comprensori sciistici come Monte Chiosetta e Monte Spicco e un parco naturale. Il comune di Campo Tures, attraversato dal fiume Aurino, coniuga modernità e naturalismo. La grande ricchezza è il suo immenso patrimonio naturalistico da godere mediante attività sportive o semplici momenti di piacevole relax nel moderno centro benessere Cascade. Il sogno di volare nei cieli dell'Alto Adige su Tirol è realtà. In questo splendido comune dominato dal castello di origine medievale, considerato uno dei più bei castelli dell'arco alpino ed utilizzato durante l'anno per mostre e riprese cinematografiche. Paesaggi incantevoli, condizioni termiche eccellenti ed un ampio terreno d'atterraggio hanno reso Campo Tures molto amato dagli appassionati del parapendio. La tematica energetica è una delle sfide più importanti su cui sono impegnati il GAL ed i comuni della zona. L'obiettivo primario è quello di favorire lo sviluppo di una regione modello, transfrontaliera, CO2 neutra. Un territorio che faccia dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica elementi caratteristici di uno sviluppo che passa attraverso il profondo rispetto della natura, anche grazie a moderne e tecnologiche strutture di trattamento dei reflui, utilizzate per l'ottenimento di biogas. La valle di Selva dei Molini si distende a forma di arco ai piedi della possente Punta Bianca che tocca i 3.000 metri. Nel cuore delle Alpi, fra scenari di incomparabile bellezza, là dove da sempre il ghiaccio si trasforma in acqua. Nella cosiddetta Valle dell'Acqua, il lago di Neves. In cima alla valle è il punto di riferimento per raggiungere le alte vette montane. Qui possiamo percorrere i sentieri tematici della Forza dell'Acqua, che attraversano tutta la valle, da Selva dei Molini fino all'Appago, dove questo vitale elemento viene celebrato nel modernissimo Museo dell'Acqua.
Interessante testimonianza dell'evoluzione produttiva del territorio è l'antica miniera di rame di Predoi, divenuta ad oggi museo e visitabile durante tutto l'anno. Il trenino dei minatori si immerge nella vecchia miniera e conduce gli ospiti al centro climatico, dove si pratica la speleoterapia, un vero toccasana per chi soffre di allergie ed altre problematiche alle vie respiratorie, così come dimostrato da un apposito progetto di ricerca, Trail for Health, effettuato all'interno del centro. Un investimento presso la miniera di rame, che non è più una miniera di rame attiva, e adesso è un museo che si può visitare, praticamente una miniera visitabile. E poi lì siamo il primo comune che fa un centro climatico nella galleria, c'è una terapia che fa parte della terapia termale, la cosiddetta speleoterapia, dove noi in questo periodo stiamo facendo anche un studio clinico proprio sull'efficacia della terapia nella galleria, e questo sicuramente fa senso di lavorare in questa direzione, perché lì sviluppiamo un patrimonio nostro che sicuramente ha un'importanza non solo per il comune di Predoi, ma per tutta la vallata della Valle Aurina e forse anche oltre, per la Val Pusteria e per tutto l'Alto Adige. E visto che siamo gli unici con una galleria anche per la terapia dell'asma cronico in Italia, sicuramente per tutta l'Italia. Interessante è la cava di frantumazione riportata in uso grazie all'intervento del GAL. Fatto degli investimenti importanti per uno dei nostri patrimoni proprio qua a Predoi, il 73% della superficie del comune di Predoi è parco naturale, e praticamente siamo riusciti di finanziare, cofinanziare almeno con anche i fondi leader degli investimenti nel centro del parco naturale, nel centro di informazione del parco naturale, dove anche adesso stiamo, che proprio questa è la vista per il fondo valle, sicuramente bellissimo per Predoi. Il Museo del Parco Naturale, interessato da un progetto di riqualificazione del GAL Valli di Tures e Aurina, ben racconta le bellezze naturali di questi luoghi e delle tradizioni ancora vive, grazie ad un'ampia esposizione di immagini ed oggetti dell'artigianato artistico del luogo. Grazie ad un concorso artistico con la realizzazione di opere permanenti, sono tuttora visibili a Luttago
piccola frazione del comune di Valle Aurina, numerose installazioni in legno che caratterizzano i variegati sentieri del sole. Affascinanti ed ammalianti i suoni e le atmosfere delle cascate Frankenbach. Il GAL sostiene e favorisce progetti a tutto tondo, come la costruzione di un anfiteatro in legno, o il rinnovo delle piazze nelle frazioni del comune di Valle Aurina, di San Pietro e di San Giacomo. Proprio per il cammino di San Giacomo, patrono dei pellegrini, ha ispirato la realizzazione di una scultura d'ardesia che rivolge lo sguardo verso Santiago di Compostela, a tutt'oggi il principale tragitto di pellegrinaggio della cristianità. Unici nel suo genere gli imperiosi edifici in pietra di Cadipietra, frazione del comune di Valle Aurina. Le strutture costituivano un tempo la sede amministrativa delle vicine miniere, dei magazzini di supporto all'attività estrattiva e della casa padronale dei Conti Enzenberg. Folto, il gruppo della rete di agriturismi attivi, che svolgono la doppia funzione di ospitalità e di produzione di prodotti tipici locali, offrendo attività ricreative, passeggiate ed escursioni unite all'immancabile degustazione dei sapori tipici. Nel territorio delle valli, il filone dei prodotti locali e del turismo rurale si sta ampliando attraverso il recupero delle malghe. I masi contadini della Valle Aurina, molto apprezzati dalle famiglie, sono il modo migliore per scoprire ed assaporare i sapori di questi luoghi. Tanti gli sforzi per realizzare la strada del formaggio, con manifestazioni ad hoc ed escursioni per un itinerario dedicato al buon gusto in ambito agricolo-rurale. L'IDAR è molto importante per queste zone qua, perché tramite questo tanti progetti sono riusciti a partire, a decollare. Era praticamente l'ostetrica per parecchi progetti della zona. Uno di questi, tra l'altro, è anche il Festival del Formaggio, che è una manifestazione che ormai è diventata a livello nazionale ed anche internazionale una vetrina per il formaggio in generale e per il formaggio dei casari locali del posto ancora di più. L'attenzione all'ecosostenibilità e all'ambiente matura anche nel programma di intrattenimento per le famiglie ed i ragazzi, con molteplici proposte per avventurose attività.
Le vallate luminose di Tures e Aurina sono il luogo ideale per trovare pace e rinnovate forze o praticare coinvolgenti attività sportive in una cornice naturale di incantevole e inalterata bellezza. Thank you.